Buongiorno a tutti, sono Alan22 in collaborazione con AlexMason2000. Oggi voglio farvi vedere dei misteri, dei bug su Call of Duty Black Ops nella modalità zombie. La mappa è Kinder Totem, quindi ora possiamo iniziare il gioco. Faremo anche una piccola parte di gameplay e vi faremo vedere come giochiamo. La parte di gameplay la faremo soltanto per aumentare, per accumulare punti, così possiamo aprire le porte e farvi vedere i misteri. Sì. Ok, adesso inizio. Non c'è elettricità, come a casa mia! Ho trovato una roccia. Quello di sopra sono io, Alan22, quello di sotto è Alex Mason. Ok, allora, il primo round è fatto, ora dobbiamo fare il secondo. Qui ci sono le meteore, potete vedere. Ora la prendo. Non fa, forse Alex Mason ha già preso. L'ho presa io. L'importante è che hai fatto vedere dove si trova il luogo. Insomma. Almeno la prima meteora. Sì, per adesso la prima. Stanno entrando, credo. Ah, voglio. Io sto coprendo solo giù. Abbiamo finito anche il secondo round. Però non possiamo ancora aprire. Dobbiamo avere almeno 3000 punti. Sì, di norma possiamo già aprire la prima porta, però... È inutile, perché sennò perdiamo troppi zombie e poi non si riesce a superare. Infatti. Ora coltelliamo. Oh cavolo, da giù stanno aprendo. Abbiamo granate. Che bonus. Vai le munizioni. Ora siamo imbattibili con le munizioni. Abbiamo avuto pure il teschio, dai. Andiamoci dentro. Lasciamo uno perché abbiamo molti punti. Ma sì, ma lasciane uno strisciante almeno. Ok, questo qua non lo ammazzare. Fermo, non ammazzare quello. No. Bene, ora che sta finendo anche il terzo round, cavolo, sta un altro, quindi posso ammazzare. Non ammazzare quello là. Ok. Per due, che cazzo, dai. Lo spara soltanto, ma tu non lo spara, sennò poi muore. Ora Alex Mason sta ricostruendo la barriera, potete vedere. Ora questo qua lo lasciamo e andiamo incominciando ad aprire già le porte. Allora dai, tu che hai meno punti apri. Questo qua potrebbe essere anche una tattica che chi ha meno punti apre la prima porta, perché è quella che costa di meno. E poi il secondo apre questa qua che costa 1000 punti. Ah, benissimo, ci troviamo già sul mistero. Non è soltanto uno dei misteri, ne stanno tanti altri giù. Particolarmente al teatro e alla stanza dove stanno tutti i manichini e i vestiti. Ah, questo qua sono tutti i quattro giocatori, potete vedere, di Black Ops, dalla modalità zombie, tutte quante 5 modalità. Quindi Kinder Totem, 5, Dead Ops no. Poi Ascension e Call of Dead, poi non so se usciranno altre mappe che la Treyarch darà. Ah, possiamo vedere questi quadri dove hanno un'immagine che ignota, quindi incognita, diciamo. E infatti non si vede niente, cioè non si sa se era un altro giocatore che stava, solo che non si sa chi è. Si pensa che sia il dottor Max, però sinceramente è soltanto un'ipotesi, non è sicuro.
c'è anche un altro quadro, quindi si pensa che siano addirittura 6 i giocatori. I giocatori, non 5. Lo allontano. Ora possiamo aprire l'altra porta. Aspetta. Hai fatto vedere anche il quadro a terra. Sì, questo qua. Sì. Anche questo manifesto. Questo manifesto, sì. Che sono 3 personaggi che mi pare che sono di Call of Duty 3, ma quei marinai. Sinceramente non lo so, potete anche dirmelo se volete sui commenti, così posso perlomeno potete diciamo aggiornarmi su questi trucchi, su questi personaggi, voglio dire. Allora, ora morto da solo, ma ne sta un altro, tanto meglio. È morto da solo. Tanto meglio, ne sta un altro, almeno starà più lontano. Non capisco. Ha buggato perché non c'è nessuno in giro. Vado a controllare su un attimo. Ci sarà. Evidentemente qualcuno a terra oppure... No, non c'è nessuno. Come? Che è successo? Ah, eccolo, ora è arrivato. E lasciamolo. Ne approfittiamo. Allora, ora abbiamo fatto vedere un po' di gameplay, ma ora io apro la porta. E vi facciamo vedere subito questi nuovi bug, nuovi misteri che stanno qua. Sta pure la cassa. Dopo la prendiamo. Allora, apri tu. Vi facciamo subito vedere qua. Questo qua è il bug, il mistero, voglio dire. Se stiamo tutti quanti zitti, sentite attentamente il rumore, che cosa... Sentite attentamente cosa fa questo bug. Scusate se ancora sentite piangere un bambino, ma è nel nostro cortile che sta piangendo un bambino, quindi non fateci caso. Oh, sentite attentamente il rumore che fa. Se ti può spostare così posso sparare. Ecco. Ora sentite attentamente, sentite. Ora mettiamo in volume in caso non sentite. No, l'altro. Aspettate. Ecco qua, ora aumentiamo il volume. Sentite bussare? Si pensa che gli zombie, quando erano uomini, abbiano imprigionato... credo uno di questi, uno degli ultimi 2 giocatori. Si pensa che mi ha imprigionato proprio gli ultimi 2 giocatori. Quindi non si sa se è così oppure soltanto un bug, non so. Poi so, mi pare che questo qua credo che sia vero, che se si spara con la Regan un solo colpo, qui su queste 3 casse dove si pensa, ripeto, sia imprigionato il quinto o il sesto giocatore, se esistono, se si spacca la riga ne esce un ometto, un uomo, un qualcuno che apre tutte le barriere e dice: sei stato tu a sparare? E il personaggio dice: no, non sono stato io. Credo che sia vero questo fatto, me l'ha raccontato il mio amico che ha provato. Non so se è vero, non l'ho mai provato sinceramente, quindi non... Adesso facciamo vedere la meteora. Qui si trova un'altra meteora. Questo qua si trova un'altra meteora, possiamo far vedere. E l'ho presa. E vedete, a terra invece c'è il vetro che la racchiude come nella prima, però è stato tolto, insomma. Sì, infatti. Ora apro. Benissimo. Non ci puoi comprare una cassa. Vabbè, posso sparare con lo zombie. Ah, potete vedere in questi bauli, in questi cosi, che si trovano queste strane facce, queste strane persone. Poi potete vedere che hanno fatto un po' male questo fatto, perché sono stati inginocchiati, si vede la faccia. Se ci alziamo il corpo non c'è. Sì, si vede se va indietro. Potete vedere che non c'è il corpo, soltanto si vede soltanto la faccia. Infatti vedete il collo, guardate com'è strano. Non ci hanno pensato su questo fatto. E qua invece ci sono dei codici. Sinceramente non so che cosa sta scritto. Se voi lo potete vedere col cecchino. Se ce l'avete, infatti.
Se lo ricevete quando prendete la cassa, potete decifrare questo codice che sta. Che non so che cosa, sembrano dei numeri, 3, 2, 3, non lo so sinceramente. Possiamo andare in giro, potete vedere che anche qua per esempio non ci sono queste facce. Scusate, potete vedere che non ci sono, anzi no, sì, stanno anche qua, una sola. Da tutte le altre parti non si vede proprio niente. Anzi no, anche qua, vediamo, salto. No, perché credo che siano rovesciate queste, vedi? No, non sono rovesciate, ma ora visto io. Allora. Ma non si sente bussare qua, eh? Azioniamo l'interruttore che ora vi faccio vedere un'altra parte. Ecco qua. Qua ci sono altri bauli con queste... Senza che ci siano questi UFO, non si sa che cosa sono. Questi alieni. Qua si vede il codice qua. Potete vedere che anche qua sta. Quindi, questo qua è l'ultimo mistero. Ora vi facciamo vedere il bug. Ah, il primo bug è questo qua. Se si mette in questa posizione precisa, però in piedi o in ginocchiato, no, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Qui i cani, quando arrivano, si bloccano o in questo punto, o qui, o qui. Spesso, una volta successe anche un bug, mi sparammo un cane e il cane sente il corpo volare. Insomma, un po'... È un po' strano. Scusate, mio amico mi sta contattando. Questo mio amico sta sempre su YouTube. Si chiama Frank Cod Zombie 2. Ora faccio anche pubblicità sul suo canale, che è veramente bello. Parla di tutte le armi potenziate dei zombie. Potete anche di diversi video in condiviso con Alem262. Sì, infatti. Praticamente scusate un attimo che sta il telefono. Va bene. Vedete, questo è un altro bug. Lo zombie si era inceppato su quelle scale e non riusciva a prenderlo. Vabbè, non succede sempre, solo varie volte. Lo stiamo prendendo un po' in giro. Allora, stavamo dicendo, praticamente qui c'è il bug del cane, dei cani, e quindi come ha detto Alex Mason, una volta stavamo sparando un cane, chissà perché, quando non so se era morto sinceramente, stava volando, era sospeso nell'aria, non si sa com'era. Oppure spesso oppure muore ma sta in piedi, restava in piedi ma era morto, e noi lo attraversavamo senza problemi, come se fosse inesistente proprio. Pure qui c'è un bug. Sì, prima l'ho fatto vedere proprio che si era inceppato lo zombie sulle scale. Quello là è un bug, sì, infatti qua si inceppano gli zombie intanto. E se non so sinceramente cosa succede se ti metti qua. Ora mi sto ricordando, se lo zombie arriva qua, vi può spingere, voi potete addirittura salire qua sopra. Sinceramente non... come cammina? Stava camminando all'indietro. Quello là perché sto anche io dietro, quindi non so che cavolo fare lo zombie. Vedi? O si sposta qua. Va bene, poi c'è un altro bug che è della cassa. Ora ve la facciamo vedere subito. Ah no, aspetta. Qua c'è il bug del tendone, vedete? Ah, è vero, di questa tenda. Potete vedere, guardate come si sposta la tenda. Questo è un bug, non è un mistero. Secondo me è un errore di gioco, sì, infatti. Un errore che la Treyarch ha fatto, cioè non se ne sarà accorto nemmeno. Guardate qua la tenda come si sposta, guardate. Uno si stringe e poi si allarga. Potete vedere che più vi siete vicini, più la grafica della tenda è schifosa. I dettagli, potete vedere, guardate. Non sono precisi i dettagli. Appena ci allontaniamo è veramente precisa, potete vedere. Appena ci avviciniamo, guardate qua, c'è addirittura questo bug, questo errore. Questa linea che non so nemmeno che cos'è. Ma che errore. Vabbè, ora spara un attimo allo zombie, così per accumulare punti vi faccio vedere la cassa. Basta. Un altro colpo e faccio vedere il trucco della cassa. Ok, possiamo andare. Così stai messo a posto.
Avevo paura che lo uccidesse. No, vabbè, ma ci vogliono ancora tre caricature per ammazzarlo. Siamo al terzo round. Ah, ecco, questa qua si trova a casa. Ci sono due bug molto utili, che potete fare contemporaneamente insieme, si può dire. Potete vedere questi punti interrogativi? Sono dorati. Cioè, sono cambiano colore ogni volta. Dorato, bianco. Se voi riuscite a beccare, quando premete il quadrato per l'arma casuale, il colore è dorato, ricevete sempre forza un'arma molto utile. Ora premo quadrato. Molto utile, molto potente, dalla K21 all'AUG, che sono delle armi davvero spettacolari, particolarmente l'AUG che è una bomba di arma. Ora io premo quadrato e vi faccio vedere cosa succede. Allora, guardate un po' che cosa faccio. Allora, ho avuto un'arma potente, molto buona, l'Alfamas, anche se finisce subito i proiettili. Io, avete visto che io ho coltellato i bordi? Questo bug di accoltellare i bordi serve per avere la raygun o delle armi abbastanza potenti, anche come vi ho detto Sonic prima. Gun, anche il Sonic, vabbè, il Sonic, la pistola fulminante, si dice. Diciamo così. Quella è potenziata il Sonic. Avete visto quindi che io ho coltellato il bordi proprio per avere delle armi potentissime. Infatti prima vi ho detto che il trucco dei punti interrogativi oppure di accoltellare i bordi è praticamente uguale. Quindi vi ho detto prima di fare contemporaneamente, si può fare questo bug. Io spesso ho la Regan, solo che sinceramente questa volta non so come ho fatto, ma non ce l'ho fatta a fare il bug. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima da Alen22 e Alex Mason 2000. E ricordatevi di andare nel canale di FrankCodZombie2, ve lo dico, lo ripeto, FrankCodZombie2, e vedete i video che sono veramente belli, tutte le armi potenziate. Ciao!